lanciato per un team, per un player piuttosto che un altro, ma lui ci può veramente regalare la favola. La favola che eccola. Parti dal basso, parti per gioco, dici ok, ho un'oretta libera, vado a giocarmi il tutto per tutto e dal game casuale arrivi fino a qui, contropasti del Team eccolo, Makers, e subito Salverio ci regala questo scheletro gigante, lo avevo annunciato. Deve dare il tutto e per tutto, deve tenere a freno le emozioni. E Pasti deve tenere i nervi saldi. Vedremo. Assolutamente, eccola qui, la difesa. Eccoli qui. Su questa gigante. Zap. Allora, col fatto che comunque sia un giocatore che utilizza spesso lo stesso deck, sicuramente Pasti avrà il counter perfetto. Potrebbe essere. Beh, adesso sembra proprio di sì. Anche se guarda questa mongolfiera, va a dare un hit. Ma buono. Dall'altra parte deve stare attento Salverio a quel gigante che gli sta praticamente farà torre. Deve stare attento anche qui, poiché quel mega sgherro andrà a morire, lascerà in vita il mega sgherro avversario che sarà libero di andare a torre. No, buoni qui di sgherri, bella difesa, ma dovrebbe comunque sia dare un hit, vediamo. Eh sì, arriva in questo momento, non arriva però per fortuna di Salverio, appunto, la seconda hit, il secondo colpo del mega sgherro. Torre a 2 di vita, dalla sua allo scheletro gigante che se dovesse arrivare a torre, tutti sappiamo che il suo danno si avvicina intorno ai 1000 punti appunto che va a togliere all'eventuale torre, dovrebbero essere intorno agli 800-900 in realtà. Sì. E dunque pronto a ripartire Salverio con questo gigante scheletro contro il gigante per antonomasia dalle spalle al principe che parte con la carica, non riesce a far arrivare il minatore in distrazione. Vedremo se però questa mongolfiera riuscirà ad arrivare a torre. Attenzione perché la mongolfiera di Salverio dovrebbe andare a dittare torre. Però guarda quella pomba. Va a prendere il boscaiolo, quindi ci possiamo stare. Vediamo se la bomba dello scheletrone toglierà tutto. Dovrebbe togliere tutto, infatti. Yes. Arriva in questo momento. Nuovo chip damage, ovvero danno leggero sulla torre per quanto riguarda il minatore. Ricordiamo che tutti questi piccoli danni giocati proprio dal minatore possono compromettere l'eventuale partita. 488 punti vita sulla torre di Pasti e Salverio deve ancora andare a svelarci due carte. Sì, col fatto che Pasti ha utilizzato la zap, vediamo se magari può approfittarne mettendo l'orda di scheletri. Ma non ne vedo l'utilità adesso come adesso. Vediamo un po' come riuscirà a gestirsela qui Salverio. Deve assolutamente arrivare con il danno diretto della mongolfiera a torre Salverio. Ce la sta sicuramente mettendo tutta, lo dimostra appunto il fatto che sta per andarsi a prendere una torre, ma no, arriva la zap, mancano 10 secondi, seconda torre fatta. Vedremo se riuscirà almeno a tirarne giù una. In 6 secondi non dovrebbe arrivare quella mongolfiera a torre, ci prova con le frecce e dunque 1-0 Pasti. Esatto, e io adesso più che mai tipo per il 2-1, perché ormai mi sono puntato, Ricordiamolo, senza nulla togliere a Pasti. No, per carità, Pasti è uno dei giocatori più forti nel torneo. Assolutamente, ma appunto come ricordavamo in apertura del game, del match, il player casuale è un po' come il player del popolo, no? Qui al posto di Salverio davvero ci poteva essere la persona che sta guardando da casa magari la live o qui dalle poltroncine, poteva essere al posto di Salverio. Magari, o di un altro player. Quando ci sono le qualifiche uno dice sempre no, ma che partecipa a fare, io gioco così per divertirmi. Invece dovete insistere. Questa è la prova che vi dimostra che dovete comunque sia provare, perché non si sa mai, ragazzi. Esatto, non fatevi intimidire e Salverio non deve farsi intimidire dall'avversario, dal blasone che porta sulla maglietta, dalle capacità dell'avversario, dal clima, dall'emozione. Deve mantenere la concentrazione, non è facile, non si sa neanche, forse secondo me, rendendo conto di tutto quello che sta vivendo, e gli auguriamo sicuramente magari l'inizio di una nuova carriera. Di nuovo? Credo di nuovo. Salverio imperterrito. Ci riprova col suo cavallo di battaglia, dici? Eh sì. Eccolo qui. Sono abbastanza sicuro, vediamo. Però questo cacciatore impedirà alla mongolfiera di arrivare alla torre, che però... Questa è un po' la pecca che hanno i giocatori appunto che non si affacciano nel competitive da tanto, ovvero quella di essere un po' monotoni nella scelta dei deck e poi ti ritrovi appunto in questi matchup davvero impossibili. E qui potrebbe quasi essere torre, infatti 208 punti vita è praticamente torre fatta, e nel caso in cui ovviamente Pasti dovesse avere dei danni diretti a torre come le carte spell classiche come veleno, palla di fuoco
e via dicendo. Sì. Nel frattempo la bomba dello scheletro gigante non riesce a eliminare il fantasma Royal, che però riesce ad arrivare alla torre e quindi regala la primissima punto torre, scusate se mi ripeto, a Pasti. Ti scusiamo, Lordi, ti scusiamo. Ah, vediamo adesso qui, arriverà un buon push da parte di Salverio, buonissima qui la lapide, il cacciatore. E qui la mongolfiera arriva. Arriva, darà un hit, arriva. Ma non no, la dà neanche, non la dà neanche. Grazie all'arciere magico. L'arciere magico, ragazzi, io ve lo ripeto, è una delle carte più pericolose del gioco. Può ripartire Pasti con i suoi maiali royal, sta cercando in realtà di accumulare elisir per gestire. Gestire quella che può essere un'eventuale difesa. Conosce il deck dall'avversario, sì, Salverio va comunque a impostare l'attacco bene o male sempre nello stesso modo, quindi è un po' più facile per Pasti andare a, come dire, ad anticipare le mosse, sì, no, dell'avversario. Le mosse dell'avversario, anche questa veleno è arrivata poco prima dello spawn degli scheletrini, quindi sa perfettamente cosa fa l'avversario e in queste situazioni è davvero difficile, se non impossibile, potrei anche dire, poter ribaltare una partita del genere. Guarda qui Mongolfiera che non dà neanche un hit, nonostante ci abbia provato con la zap qui Salverio a farla arrivare a torre, ma posso sbilanciarmi e dire che è impossibile giocare 40 secondi rimanenti, un avveleno e soprattutto maiali royal, questa volta mamma ce l'ho mia, Lonnie, da dirlo, dammi il pugnetto, vanno a prendere la seconda torre. Per quanto riguarda Pasti, questo match sembra avvicinarsi alla conclusione, però attenzione perché qui potrebbe essere torre. 1326 punti vita, come vedete 369 punti vita, arriva il minatore, non riuscirà sicuramente a pareggiare l'eventuale svantaggio. No, 2-0 è possibile da recuperare. Se la sta comunque giocando per andare a rubare almeno una torre all'avversario. Ricordiamo che ovviamente ci ha provato in tutti i modi. Ricordiamo che Salverio avrà nuova possibilità. Eccola! Ce l'ha fatta. Sta dicendo, ricordiamo che Salverio avrà nuova possibilità di andare a sfidare un altro avversario per quanto riguarda appunto il lower bracket, chiamato anche loser bracket, dove gli auguriamo nuovamente di fare un percorso forse un po' più piacevole. Nel frattempo dovrebbe esserci Akira dal palco per quanto riguarda le interviste.